Sì, io brevemente intanto ringrazio Promotuce di aver scelto insomma, la sede camerale per la presentazione di questo programma, di questa iniziativa, l'ottava. Dicendo ottava edizione, mi ha ricordato quando noi insieme l'assessore all'agricoltura provinciale Franco Simeone, insomma, cui collaboriamo in maniera molto efficace, perlomeno cerchiamo di collaborare in maniera molto efficace di tanti tempi. Abbiamo individuato alcuni percorsi, insomma siamo alla decima di iniziative di feste del vino, cioè voglio dire siamo dentro un percorso dove siamo tutti insieme, forse il fatto di cercare di lavorare complessivamente su più fronti, con diversificare qualche iniziativa in questo senso, insomma, da 10 anni, 12 anni a questa parte abbiamo fatto di strada, insomma, proprio alcune commissioni. Quindi vuol dire, penso che noi qui oggi abbiamo un esempio classico, insomma, di filiera, di fare rete, c'è in qualche maniera l'impresa, ci sono le istituzioni, c'è l'università, quindi vuol dire c'è un messaggio abbastanza chiaro, insomma, no? Noi dobbiamo sapere anche nelle iniziative che facciamo in qualche maniera saper qualificare poi le eccellenze, insomma, e questo è un'eccellenza, perché ci si rivolge attraverso, diciamo, la famosa iniziativa, diciamo così, di cultura d'impresa, come usiamo ragionare, perché poi fare impresa significa pure fare cultura e viceversa. Diceva giustamente la responsabile Promotuce, la cultura deve essere contro, quindi non solo economica. Quindi probabilmente, vuol dire, partendo proprio da questa base che è stato costruito il programma, perché quando la dottoressa, la professoressa specificava praticamente il programma, io ho capito due cose soprattutto. Intanto non è un programma che si rivolge soltanto al comune capoluogo, ma c'è un sforzo di un voto complessivamente il territorio. Non è soltanto giardini, anche se i nostri giardini che conosciamo pochissimi, con Cerami, insomma, sono bellissimi, sia quelli che sono giardini bellissimi, sia quelli privati che quelli pubblici, insomma, vuol dire alcuni esempi ce li abbiamo anche vicino. Quindi non solo giardini, orto, e qui insomma ce ne abbiamo, dei prodotti di qualità ce ne abbiamo, ma la cosa che più mi è sembrata simpatica, quando si parla, diciamo, se ho capito bene, di un'iniziativa con un prodotto di carte, quindi il coinvolgimento dei bambini, allora se questo è, significa che l'intenzione di questa manifestazione di tipo là immaginata, se posso un problema, se dobbiamo parlare di cultura cominciamo, vuol dire dalla scuola, cominciamo dall'elementare, cioè, insomma, in qualche maniera è più facile, no? Poi crescere, e questo è quello intendente. Allora insomma sta tutto qui, abbiamo diviso, diciamo, il segreto e la bellezza di questo programma, insomma il fatto che si guarda viva Dio, voglio dire, con un occhio soprattutto al futuro. Una situazione come questa non è semplice, lo diceva insomma all'inizio della sua introduzione, insomma, queste iniziative purtroppo si tengono sempre con maggiore difficoltà, sia per la preparazione, ma non assumiamo il servizio del profitto della presenza anche dell'assessore all'agricoltura Franco, insomma, spesso parliamo di queste cose. Noi abbiamo sempre meno risorse, le iniziative qualificate invece hanno bisogno sempre di più di risorse, e quindi dovremmo fare per forza di cose la nostra vita per il futuro, diciamo, come dire, anche noi su queste iniziative puntare più sulla qualità che sulla quantità. È uno sforzo che dobbiamo fare, che è difficilissimo, guardate, me ne parla, vuol dire, uno che tutti i giorni, comunque, insieme al segretario generale, che ringrazio della sua presenza, insomma, insieme anche a Luigi, insomma, tutti i giorni loro abbiamo detto sì, tutti i no, perché ci vengono avanti, fanno di richieste per queste cose. Purtroppo la situazione è veramente complicata, non tolgo il rapporto, che insomma noi dobbiamo fare, sì, insomma, di necessità di più, forse, insomma, poi
bene i nostri studenti e quindi un raccordo maggiore tra quanto io tra famiglia, camere di commercio e imprese. Allora, se questo è vero, questo ragionamento, quindi questo tra una duplice opportunità, il rapporto con la scuola, il rapporto con l'università, ma il rapporto anche con ci interessa, anche questo che si è un programma, se non ho scritto male, dall'11 maggio al 24 giugno, quindi voglio dire, è vero che sono qui, insomma, è impegnativo, importante, insomma, cioè è una scommessa, come dire, no? Che viene da una tradizione antica, se abbiamo tutta la tradizione, però insomma, questo ci potrebbe dare modo anche che i visitatori vengono chiaramente a visitare sicuramente i giardini, sicuramente, come dire, però insomma poi dormiranno qui, saranno qui quantomeno, mangeranno qui, insomma in qualche maniera dobbiamo anche cogliere l'occasione, quindi come dire, per che diventi un qualcosa di più all'interno di questa iniziativa. Allora, poiché sul mondo floreale in questi ultimi tempi mi sembra che c'è una certa effervescenza, un momento, se parliamo di Viterbo, come dire, Viterbo, San Pellegrino in fiore, poi c'è l'iniziativa dell'Ortensia Bolsena, al di là del giardino a Pagnano, a Farnese c'è stata una manifestazione dei fiori, cioè anche qui mi sembra che dire, non dobbiamo essere giunte delle cose che nascono, che crescono, però dobbiamo parlare di qualità. E allora mi sembra che anche su questo settore sta nascendo qualcosa di importante, insomma, che poi può essere, come dire, la festa della primavera, l'inizio della primavera, eccetera, cioè, quindi per le cose che diceva Franco, che lo ringrazio, perché poi alla fine è scomodo essere catapultati tra una conferenza stampa. Succede anche a me con il mio segreto, succede il contrario, sono io che devo potere, sono però bravissimo, ma è quindi io non è te, quindi poi riuscire sempre a portare a casa il risultato, però io penso, Franco, che magari se ci prendiamo un momento a riflettere anche su questo settore, potremmo in qualche maniera pensare, insomma, a fare qualcosa di più importante, non so, di coordinamento, no? Voglio dire, aiutiamo anche qui, altrimenti ci troviamo come le sagre che noi abbiamo trasformato in feste, però insomma io ognuno fa ancora un conto, allora non voglio dire metterci il cappello sugli altri, insomma non questo è il sentimento, anche perché non voglio nemmeno dare false illusioni, perché mi sono quelli che sono, più del segreto mi guarda male, quindi come vedete sto frenando, però io vedo che il compito anche delle istituzioni è quello in qualche maniera, vuol dire, di programmare a distanza, quindi vedere così oltre la sede, no? E di gettare qualche volta anche il cuore oltre la sede. Allora, questo è l'auspicio con cui dobbiamo lasciarci, ringraziandovi ancora, insomma, soprattutto del coraggio, della tenacia e quindi in bocca al lupo a tutti.